Buongiorno, buongiorno. Eccoci qua al nostro appuntamento del martedì con il Mixed Media. Oggi vi faccio vedere come piegare un foglio 30x30 di questi paper pad che troviamo normalmente quando andiamo nelle fiere o comunque i negozi specializzati di scrap, molto spesso ne hanno di stupende. Questo io l'ho preso, questo paper pad l'ho preso da Pezze e Colori, che è diciamo il mio fornitore ufficiale per quanto riguarda tutti i materiali, e è veramente bellissimo. Non avevo il coraggio di né di tagliarlo né di fargli nient'altro, però ho visto sul web questo modo di piegare la carta, mi è piaciuto tantissimo e ho deciso che avrei osato tagliare uno di questi fogli bellissimi. Questo vi faccio vedere quello che ho usato io, è questo qua. Io cosa ho fatto? Praticamente l'ho piegato a metà in questo modo, l'ho tagliato e ho unito i due pezzi, quindi è diventato un pezzo molto lungo e guardate che cosa ne ho ricavato. Allora, si apre così e guardate, vedete, diventano, adesso tolgo, tolgo questo così lo vedete bene, piegato è così. Quando io vado ad aprirlo ho creato una serie di pieghe, vedete, per cui diventa una fisarmonica. Io poi mi sono divertita a decorarlo e adesso poi continuerò a decorarlo con altre cose, altri piccoli pezzetti di carta o di tessuto, e l'ho chiamato Happy Time perché voglio tenerlo, visto che mi piace tantissimo questa carta, che è veramente molto bella, guardate che spettacolo, guardate anche l'interno. Ecco, qui ho già aggiunto questo, ho usato per fermarlo un washi tape, qui lo stesso, ho usato un altro washi tape, e questo è un pezzo di, si chiama Tyvek, che è un materiale molto particolare che poi io ho colorato con un po' di acrilico e un po' di spray, quello della 13 Arts. E all'interno adesso voglio scrivere, voglio fare altre cose, volevo solo farvi vedere l'inizio. Questo è un pezzettino di tessuto che ho cucito in vari pezzi e poi ci aggiungerò all'interno queste due piccole, questa tag è questo cerchio stampato, questo coin e questo che mi piace molto, per adesso li tengo qua, poi li userò per magari per scrivere, perché questo lo voglio proprio tenere per scrivere così il mio tempo felice, quindi quello che mi piace. Anche qua guardate che bello, ho fatto un pezzettino di tessuto cucito, poi l'ho piegato, quindi ho ricavato delle piccole pieghe. Questo è un altro pezzettino che io avevo spruzzato, quindi un pezzo di cartoncino che io avevo dipinto e poi spruzzato sempre con gli spray della 13 Arts. Questo è ancora un pezzettino di Tyvek. Questo è un bellissimo washi tape molto grande, anche questo mi è piaciuto moltissimo, come questo del resto. Sono sul terrazzo, quindi abbiamo le macchine che passano e si sentono. Ecco, volevo solo farvelo vedere perché è veramente bello. Questa carta poi, ripeto, è proprio bella, bella, bella. Quindi questo diventerà un book nel quale scriverò piccole cose del mio tempo felice. Bene, detto questo, vi auguro una buona giornata e al prossimo martedì. Ciao!